Ciao a tutte, eccoci qui e benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video acquisti, un po' di acquisti misti fatti in questo periodo. Scusatemi, l'aspetto non proprio curatissimo. Vi ho abituato che non è che mi tiro chissà quanto quando giro i video. Cerco di sfruttare i momenti che ho liberi, quindi non sempre sono super truccata, vestita e quant'altro, sono vestita da casa. La magliettina era anche carina, ma fa freddo, per cui mi sono messa una felpa sopra e insomma sono comoda. Capelli legati. Ah, ecco, una premessa sui capelli. Se non sbaglio, questo è il primo video in cui ho il nuovo colore di capelli, che non so quanto durerà in realtà. Dovrei parlarvene. Non sono super puliti, quindi li ho legati quest'oggi. Magari insomma ve ne parlo in un prossimo video, vi racconto un attimino quello che ho fatto. Sono viola con diciamo una schiaritura sul lilla verso le punte, perché in realtà io li avrei voluti proprio tutti sul lilla, non tanto, cioè in realtà li avrei voluti ancora argento, però siccome è un colore difficile da mantenere e faccio spesso gli shampoo antigiallo, come ve ne ho poi mostrati tanti in diversi video. Ho pensato di fare il lilla perché comunque era un colore freddo che probabilmente mi avrebbe mantenuto un po' quell'effetto lì, freddo del capello che mi piace. Però per far sì che non si vada a scaricare così subito, perché se facevo il lilla due lavaggi se ne andava, ho puntato per un viola un po' più scuro in modo che poi scarichi e spero abbia poi l'effetto da me desiderato. Non ne ho idea. Comunque il colore che è ripreso anche un po' qua. Vedete, è più scuro sopra e poi va a schiarirsi. Odissee varie, insomma, con questi capelli. Sapete che non è mai finita la mia lotta continua per cercare di tenerli decentemente, però non andiamo proprio d'accordo io e i capelli e i parrucchieri in generale, perché non c'è mai stata una volta in cui sono uscita dal parrucchiere e ho detto: "Ah, che bello, come sono contenta". Cioè, in realtà sì, questa volta sì, ero contenta. A parte la piega che non è durata nulla, ma ovviamente avendo i capelli molto lunghi tendevano proprio a cadere, poi c'è un'umidità pazzesca in questo periodo, quindi la piega proprio 2 ore e ciao. Però a parte quello mi piacevano. Voglio vedere un attimino quanto durerà, diciamo, il colore, perché inizia già a buttarmi fuori dei riflessi troppo rossicci qua nella parte alta, che non è che mi facciano proprio impazzire, però vabbè, vediamo. Comunque l'argomento del video non è questo, quindi stringiamo, se no come al solito mi dilungo tantissimo. Vi mostro diversi acquisti fatti in più scaglioni in realtà, perché non ho avuto tempo di mostrarveli prima, per cui sono rimasti i sacchetti tutti accatastati in camera. E poi non ve li avevo ancora mostrati. Vediamo un po' di fare un minimo di ordine. Allora, sono DM, prevalentemente DM, questi DM, e acquisti iper. Partiamo dagli acquisti iper, che sono meno, più o meno meno. Allora, poi gli altri sono due tranche di acquisti DM. Però ve li mostro dopo. Allora, all'iper ho preso, sapete che sto andando più spesso rispetto a prima all'iper, perché a volte ho la pausa in orari inutili dove non devo né mangiare né nulla, e quindi vado magari dentro a fare un giretto per prendermi una merendina, qualcosa da bere, o magari per prendermi la cena per quando arrivo a casa. E quindi mi capita di passare e di dare un'occhiata alle promozioni. Ho preso due prodotti in promozione. Allora, uno è questo qui, Vital Care Vivid Color, nella colorazione Silver, che dovrebbe essere, questa ovviamente l'avevo presa prima di fare il viola, già sarà 2 settimane fa se non sbaglio, però purtroppo è rimasto lì nei sacchetti, chi si ricordava più, tra l'altro, ma la farò quando avrà scolorito il viola, che sarà tornata praticamente la parte sotto bionda, che non mi piacerà. Andrò a colorarli con questa colorazione.
Io questi qua non ne ho mai sentito parlare, però li ho appunto trovati dentro all'Iper. È la seconda confezione che acquisto perché ne avevo già acquistato un'altra, ma non l'ho ancora utilizzata in realtà. L'avevo pagata a prezzo pieno 4,99, che comunque mi sembrava un ottimo prezzo per una tinta che dura fino a 10 shampoo. Calcolate che questa che mi ha fatto il parrucchiere mi ha detto che durerà fino ai 20 shampoo, quindi non tanto di più. Cioè sì, il doppio, però insomma, vedremo. Considerando che questo è un prodotto professionale, questo è un prodotto che posso acquistare io al supermercato, per 5 euro non è neanche un brutto prezzo, ecco, diciamo così. Vital Care Vivid Color, colorazione semipermanente diretta, della linea Professional, però insomma non so. A me ha ispirato il fatto che qua dietro, la gradazione che io dovrei ottenere, secondo loro, dovrebbe appunto arrivare a questo risultato, a questi risultati qui. Quindi io non ce l'ho così chiaro, ma in certi punti sì. Credo che il mio colore schiarito sia una via di mezzo tra questi due, quindi se ottengo una via di mezzo tra questi sono anche contenta. Bah, non ne ho idea, perché appunto non l'ho ancora fatta. Questa era in promozione al 50%, scontata se non sbaglio. No, non al 50%, però aveva 2 euro di sconto, quindi anziché 4,99 l'ho pagata 2,99. Quindi quando l'ho vista in promozione, anche se non avevo ancora provato la sua versione gemella che già sta nel mio bagno, ho voluto prenderla perché molto spesso a me capita che questi tipi di colorazione, come quantità, considerando che io ho anche il capello molto lungo, non mi bastino. In realtà questo è il tubo e devo dire che è parecchio, è bello grandino, sono 100 ml e non mi sembra per niente male. E inoltre mi piacciono questa tipologia di colori perché posso anche decidere di non usarli tutti. Quindi io volendo posso, se ho un capello corto, nel mio caso probabilmente no, però una cosa che vi segnalo perché secondo me può essere comoda per chi magari ha un capello un po' più corto e che ne so, deve colorare solo le punte. Questo comunque si può richiudere, vale a un paio di 12 mesi, quindi si può riutilizzare più volte, diciamo, una volta che la confezione è stata aperta, perché ha appunto questo tubo fatto così che poi si può richiudere. Quindi io lo trovo ottimo come packaging e vediamo un po' se poi funziona, se effettivamente il prodotto colora ed è valido. Altro prodotto che ho acquistato, anche questo mi se non sbaglio in promozione. No, non è vero, però mi ero fissata che volevo i fanghi, perché io sono molto 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 pigra. Quest'anno sto notando che il mio corpo sta subendo un cambiamento che ovviamente ha superato i 30, è inevitabile che una persona che non fa sport, che non sta molto attenta all'alimentazione e che mangia un po' di tutto e che ha una vita piuttosto sedentaria, obiettivamente un po' di decadenza inizio a vederla. Non vorrei mai dirlo, però purtroppo è così. Quindi a 31 anni, dopo 10 anni che comunque non muovo un muscolo, sento che la parte bassa del mio corpo sta iniziando a cedere. E quindi soprattutto diciamo dalla vita fino al ginocchio, diciamo così, non è più tonica, fresca e bella come vorrei, ecco. So che la cosa migliore sarebbe mangiare bene e fare sport, ma è molto più semplice cercare di, diciamo così, convincersi che qualche crema possa fare il miracolo. So che non è così, però sicuramente è un qualcosa in più che anche a livello a livello mentale mi può aiutare a dire ho questo obiettivo, cerchiamo di raggiungerlo. Quindi cerchiamo di bere più acqua, cosa che io faccio praticamente oggi credo di non aver. Praticamente credo di non aver bevuto ancora oggi, a parte il caffè e un sorso d'acqua mentre mangiavo, credo di non aver proprio bevuto quest'oggi, quindi non va bene. Comunque, bere di più, cercare di muovermi di più, cosa che anche lì purtroppo non faccio. Mettermi magari veramente un piano settimanale di attività sportiva, cosa che ovviamente non faccio. E cercare anche di curarmi con magari qualche prodotto cosmetico. Per ora quella è l'unica cosa che sto facendo. Aiuto, uno scandalo, però vabbè. Fa niente, non siamo qui per parlare di quanto io sia pigra o sfaccendata o brutta e piena di cellulite, perché sarà un problema mio, quindi mi piangerò da sola pensandoci.
Ma ho voluto comprare, siccome comunque so che i fanghi sono una di quelle cose un po' più strong, efficaci, ho voluto comprare questi qua di Geomar, quindi fango d'alga oceanica, 95% di origine naturale, contro gli estetismi della cellulite, rimodellante 30 minuti, quindi da tenere in posa 30. Avevo acquistato, che credo di averlo già girato se non sbaglio, anche una versione diciamo monodose di quelli della Talasso, sì, della linea Talasso dei Provenzali, una linea, quelli erano una bustina, due dosi, non monodose. Agiva più velocemente, c'era scritto in 10-15 minuti. Io l'ho lasciato più tempo che potevo perché, ovviamente, mettendosi fanghi su tutta la gamba, l'avevo poi anche, diciamo, incelofanata con la pellicola. Però poco si poteva fare, quindi non mi potevo sedere, dovevo fare comunque attività in piedi. Insomma, era arrivato poi anche l'orario del pranzo, dovevo sedermi a mangiare e ho dovuto sciacquarmi. Quindi 30 minuti bisogna considerare un tempo giusto in cui ovviamente stiamo in attività. Ecco, quindi io pensavo di utilizzarli magari in combo. Allora, qui, cioè faccio lo scrub, metto i fanghi, faccio attività sportiva, quindi magari in quella mezz'ora cerco di allenarmi in qualche modo, ovviamente in casa perché non posso andare in giro in mutande fuori, anche se oddio, qua non mi vedrebbe poco nessuno, però vabbè. E appunto poi andare a fare la doccia e sciacquarmi il tutto. Questi li ho pagati 6,90, che comunque considerando che sono 650 grammi, non è neanche un prezzo malvagio. L'unica cosa che ho visto ora che potrebbe darmi dei problemi è il fatto che ha un PAU di 3 mesi. E una quantità tale, io non so se avrò non la costanza, però il modo effettivamente di mettermi lì mezz'ora a farmi i fanghi e terminare questa confezione in 3 mesi. Spero di sì, perché comunque vorrei avere dei risultati anche prima. In realtà è un po' tardi, nel senso che già comunque fra un mesetto ci si inizia a spogliare, quindi potrebbe essere un po' tardi, però vabbè, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Comunque questo li ho voluti acquistare. E via. Poi acquisti invece DM. Anzi no, prima due cose che non c'entrano nulla, che mi ha regalato mia mamma perché ha fatto una serata just, non so come si dica precisamente, non so se lo conoscete questo brand, scritto appunto JUST. Questo qui è un brand di origine sì, tedesca, svizzera, e è famoso per creare tutti dei prodotti particolari con ingredienti naturali. Specifico, non è bio, quindi non ha certificazione biologica, non è un marchio certificato in nessun modo biologico, anzi, all'interno alcune volte ci sono ingredienti a pallino rosso. Ma è molto famosa per l'efficacia dei principi attivi presenti nei propri prodotti. Ci sono poche persone che si trovano male con questi prodotti. Non ho praticamente trovato nessuno che mi abbia detto che non sono buoni. Anzi, tutti mi dicono sono buoni. Qualcuno giustamente mi dice sono un po' cari, perché effettivamente è così. Io non ho ancora partecipato alla riunione, ma è in programma a breve. Quindi la prossima settimana, o adesso non mi ricordo che giorno di preciso, abbiamo in programma appunto un'altra riunione. Quindi andrò da mia mamma e assisterò anch'io alla riunione di questa persona che ci spiegherà un pochettino come sono i prodotti, perché mi hanno comunque incuriosito. Non so se acquisterò, vedrò. Sicuramente ci sono delle creme particolari, tipo magari quella al timo, la camomilla, calendula, quelle diciamo balsamiche piuttosto che quelle curative come l'arnica, che sono creme interessanti. E quindi vediamo un attimino. So che hanno anche gli oli essenziali, gli oli da bagno, diversi prodotti di cui magari poi vi parlerò. Siccome mia mamma appunto ha già partecipato,
ha avuto degli omaggi. Ha avuto un kit viso in omaggio con diversi prodotti. I prodotti che non interessavano a lei li ha dati a me. Anche per farmeli provare, perché sa che comunque io li utilizzo, lei meno, e io sono un po' più esperta rispetto a lei. Per cui a me ha passato la linea, si chiama Infiore, tutta la linea viso, questa qui. Ha passato il peeling e la maschera viso. Il peeling è alla stella alpina e rosa centifoglia, la maschera pure, no, stella alpina e rosa nera. Come vedete, c'è scritto Made in Switzerland. E non so, sinceramente, Pao, ho quasi paura a guardarlo. Vabbè, sì, ve lo metto. E come scadenza hanno un 11,20 e un 5,21. Vabbè, sono quanti ml? 30 ml. Insomma, non sono grandissime. Sono due, diciamo, mini size che facevano appunto parte di un kit. Quindi non so se poi singolarmente ci siano. Comunque, vi metto, ecco qua, gli inci. Così se vi interessano, stoppate e gli date un'occhiata. Comunque, i prodotti sono questi qua, maschera e peeling. Vedremo. Poi acquisti DM. Allora, ho ricomprato, approfittando che c'era il 20% di sconto, per, mi sembra, un anno di apertura del negozio, se non sbaglio. Comunque l'anniversario di qualcosa, sì, credo un anno di apertura, quindi facevano il 20% di sconto. Ho chiesto praticamente, siccome non riuscivo a passare in quei giorni perché mi sembra che era solo nel weekend e io lavoravo, ho chiesto a mia mamma di passarci e di prendermi alcune cose. Allora, gli ho fatto prendere, in realtà gliene ho chiesta una e lei me ne ha prese due, vabbè, bene. Due di queste fialette. Confezione di queste fialette, che è una cura di 7 giorni ai fiori di Bach. È un prodotto che vi ho già mostrato e che io ho già utilizzato e che mi piace. Sto cercando di guardare la scadenza, ma non lo trovo. Volevo vedere se c'era, ma non la trovo. Vabbè, comunque sono appunto 7 fialette. Di 3 o 4 colorazioni diverse, ora non mi ricordo, 3 colorazioni diverse, se non sbaglio, con 3 funzionalità diverse da alternare seguendo l'ordine che dice appunto la confezione, una al giorno praticamente. Io le utilizzavo la sera, quindi dopo la fase di struccaggio, dopo il tonico, fialetta e dopodiché siero, crema come al solito. Hanno funzione, diciamo, idratante, antirughe, anti-pollution, quindi anti, diciamo, inquinamento, rigenerante, eccetera, eccetera. A me sono piaciute molto, è un trattamento che mi piace fare magari nei periodi di cambiamento di stagione, cambiamento della pelle. Quindi l'ho fatta appunto poco tempo fa, poco prima, diciamo, della primavera. La utilizzerò probabilmente, adesso vedo se nel periodo di d'estate. Quindi quando inizia a fare caldo, o se magari aspettare la fine dell'estate, quindi fare il passaggio da estate a autunno e tenere poi l'altra per la primavera dopo. Adesso vediamo. Sarebbe l'ideale magari farla, sì, un trattamento a stagione, quindi l'ho fatto d'inverno, farlo in primavera, d'estate e autunno, insomma, adesso vediamo, insomma. Comunque queste qui ce le ho, ne ho un'altra confezione ancora da parte nuova e basta, mi pare sì di averne tre di queste qui. A me piacciono molto, quindi siccome non sempre si trovano, c'è stato un periodo in cui erano irreperibili, già che c'erano, insomma, me le sono fatte prendere. Poi altri due prodotti che uso molto spesso, sempre di DM, che quindi ormai sono, tra virgolette, una mia spesa fissa o quasi, sono due prodottini sempre appunto marchiati DM, ma di questa linea che si chiama Langer Madken, che non so bene né come si pronunca né cosa pronunci, né cosa voglia dire, perché appunto tedesco, non lo so, però.
Sono uno, lo shampoo antigiallo che mi avrete visto miliardi di volte perché appunto lo compro molto spesso e probabilmente l'avrete visto anche in qualche video di prodotto finito. Non vi ho ancora fatto una recensione, ma arriverà presto perché comunque dei prodotti che riacquisto e che secondo me valgono la pena, ho intenzione comunque di fare anche le recensioni. E questo vabbè, ha lavanda e qualche altra roba dentro, vabbè. Lavanda e profumo di peonia, poco importa, quello che mi piace di questo prodotto, oltre al fatto che costa poco, non costa pochissimo se consideriamo che è un shampoo, quindi se fosse un semplice shampoo normale non l'avrei probabilmente riacquistato. Ma in proporzione a tutti quelli che sono gli shampoo antigiallo che io nell'arco di ormai 2 anni ho provato, questo sicuramente è quello che più si avvicina al migliore, che è quello di L'Oreal. Però non vorrei entrare nel dettaglio in questo video, se no non ne finiamo più. Ve ne riparlerò. Sicuramente sappiate che se avete bisogno di uno shampoo antigiallo, questo è molto molto valido. Prezzo sui 4 euro circa. Poi, sempre per i capelli, uso molto spesso, mi sta finendo tra l'altro la confezione che ho in bagno ed è per questo che gli ho chiesto di riacquistarmelo, è questo olio per i capelli che utilizzo subito dopo averli lavati, prima di asciugarli. Io esco dalla doccia, la prima cosa che faccio a capello ancora bagnato è spruzzarmi questo su tutte le lunghezze, metto il turbante, lascio un po' in posa e poi dopo più tardi asciugo i capelli, insomma poi dipende da cosa devo fare. Comunque, generalmente appunto appena esco, oltre a oliarmi il corpo, mi olio anche i capelli, in modo che poi l'olio penetri bene, vado ad ammorbidirmi bene le lunghezze e effettivamente quando poi io li pettino, sia per l'effetto dell'olio sia per l'effetto della maschera fatta prima in fase di lavaggio, sicuramente sono più pettinabili rispetto al solito. Questo è un olio nutriente, sono 150 ml, trattamento intensivo con olio di cocco e olio di Buriti Bio. Non appesantisce la chioma, effetto anticrespo, rende i capelli luminosi e li protegge dal calore del phon, migliorandone la pettinabilità. Vero, mi piace molto anche il fatto che sia economico perché costa 2-3 euro. 3 euro, fai? Sì, 3 euro, 3 o 4. Boh, non lo so, non ce l'ho il... Adesso vediamo se magari trovo lo scontrino, ma non credo. Comunque mi piace davvero molto. È un'ottima alternativa economica all'amatissimo olio che ho già usato 2 volte, ma perché me l'ha regalato la mia collega Ingrid, di Nashi Argan. Ottimo per i capelli. Quello è una bomba spaziale, però è molto molto caro. Questo non ha le medesime proprietà, è un po' forse più blando, quello è veramente portentoso, però questo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi assolutamente consigliato. Poi, successivamente sono stata sempre appunto da DM, ho acquistato delle cose, vabbè, che mi servivano, tipo gli assorbenti. Tra l'altro mi sono resa conto che li ho comprati 2 volte, pensavo di non averli comprati, invece siccome stavano ancora nei sacchetti le cose, li ho comprati stavolta e li ho comprati anche l'ultima volta che vi girerò poi il video. Vabbè, comunque ho preso in Uvegna perché mi piacciono, sono economici, sono tra i più economici, però comunque non sono neanche di quelli che si sfaldano, che vi rimangono attaccati sul sedere, sono degli ottimi assorbenti e va bene. E poi... Siccome c'era, mi sembra, il 20 o il 30% su tutte le tisane, ho fatto anche qua incetta di tisane e ho preso diverse cose che non avevo mai provato. Adesso qua ho trovato anche eccolo qua, il scontrino, così magari gli diamo un'occhiata. Nel frattempo mi si è rovesciato tutto quanto perché ovviamente le ho già usate le tisane. Vabbè, tra l'altro qua avevo usufruito anche di uno sconto di 5 euro perché avevo appunto questo sconto che mi avevano dato che con una spesa di 20 euro si avevano 5 euro di sconto e tra l'altro appunto l'ultima volta che sono andata me ne hanno dato un altro che scadrà a fine mese, per cui ho ancora diciamo 15 euro da spendere, anzi 20 con 5 euro di sconto da spendere entro la fine del mese. Vabbè, comunque,
Allora, ho preso, ho la carta che avevo tenuto perché la confezione appunto l'avevo già aperta. Questo qui, che è appunto targata DM, linea bio, lavanda e verbena. Sono 20 bustine, preparato per infuso le piante aromatiche al gusto di lavanda e verbena d'agricoltura biologica. 29% verbena, 28% scorza di rosa canina, 14% lavanda, 15% menta, astroverde, anice, scorza di limone, 1% acqua di rose, tutto da agricoltura biologica, preparazione, vabbè, lo sappiamo. E cosa volevo dirvi poi? Basta, quindi questo lo posso anche buttare. E volevo dirvi un attimino il prezzo, pochissimo comunque, mi sembra un euro e qualcosa. Dove sta scritto? Non lo trovo. €2,19. Credo. €2,19, sì. Già scontato, se non sbaglio, a questo punto. A me sembrava che ci fosse lo sconto. Non so se sono passate già scontate o cosa. Boh, vabbè. Non ve li dico neanche i prezzi perché poi non so se sono scontati oppure no. Comunque, questo qui, che appunto ho già aperto, molto buona. Mi ispirava, lavanda e verbena, mi faceva venire in mente le Vampire Diaries. Ah, ma come cavolo l'ho aperta? Qua l'ho aperta tutta, io l'ho proprio sfasciata questa confezione. Sarà meglio che metterò... Sì, vabbè, metterò le bustine da qualche altra parte poi, vabbè. Poi, di quest'altra invece marca che non avevo ancora provato, sempre di M, Das Gesundheit Blood Plus... che non so insomma cosa voglia dire, comunque questa qui, ho preso queste altre due. Allora, una, diciamo che le ho scelte più che altro per quello che mi hanno ispirato, perché una Clear Mind, quindi mi ha dato l'idea di qualcosa di purificante per la mente, diciamo così, contiene vitamina B5, e quindi mi ha ispirato, poi vedevo sulla confezione i limoni, quindi mi ha dato l'idea di qualcosa di un po' appunto agrumato e allo stesso tempo che fosse piacevole per la mente. Qua dove sta scritto che cosa c'è dentro non mi ricordo. Ah, ecco, preparato per infuso l'erba aromatica con vitamina D5 al gusto di mate e lime. Questo addirittura sono 25 filtri, quindi di più rispetto all'altro che erano 20. Pagate queste qui 1,89 euro. Vediamo. Sì, non so come mai così poco, quell'altra di più mi sembra fin troppo strano. 1,79 euro e 1,89 euro. Buh, non lo so, non capisco questi prezzi. Comunque, veramente poco considerando che sono 25 bustine. E anche il gusto, insomma, mi ispirava. Provata, mi piace. Già tutte provate, in realtà mi piacciono tutte. Questa però è quella che ho provato di meno. Infatti questa è buona, ma non mi ricordo molto com'è. Sempre della stessa linea, stesso brand, chiamiamolo così. Questo è Inner Balance, si chiama. Quindi mi ha appunto in questo caso fatto pensare a qualcosa che faccia bene al fisico. Quindi una per la mente e una per il fisico, a seconda di che bisogno ho quella sera, diciamo così. E allora questa... foglie di arancio, ibisco, foglie di mora, menta peperita, barbabietola rossa, menta riccia, foglie di ribes, insomma tutta una serie di ingredienti, di frutti rossi, diciamo così, che mi hanno assolutamente ispirato. Si consiglia agli adulti di bere 2-3 tazze al giorno. Il prodotto dovrebbe essere consumato nell'ambito di una dieta equilibrata e variata di uno stile di vita sano, vabbè. A causa dell'integrazione di zinco, i minorenni dovrebbero assumere più di una tazza al giorno. E vabbè, vediamo se vi ci dice qualcos'altro. No. Comunque questa a base di frutta e questa a base di lime. E finalmente posso metterli via perché non ne potevo più di ogni volta che volevo bere una tisana di queste qua nuove andarla a pigliare nei sacchetti. Via! Si può fare ordine, finalmente. Poi...
cosa ho preso? Ovviamente non potevo non lasciarmi tentare dalle maschere, quindi mi sono ovviamente contenuta perché come sapete non ne ho assolutamente bisogno, però ho detto ma sì, dai, prendiamole. E allora, una più carina è questa qua in tessuto di balea, questa con la forma della volpe, si chiama Bifoxy. Questa è una maschera appunto in tessuto idratante con estratto di castagne, va bene per tutti i tipi di pelle. Boh, non lo so, mi è ispirato e quindi l'ho voluta prendere. Il prezzo, ho quasi paura a guardare perché di solito costano più di quello che dovrebbero costare. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Non lo trovo. Trovo mai niente. Questa è l'altra mano. Ah, ecco, Bifoxy 1,49. Secondo me è uno sproposito, considerando i prezzi che ci sono sul mercato. In realtà no, è giustissimo. Però per me, considerando tutte le maschere acquistate a pochi centesimi in Thailandia, è veramente una cifra assurda. Posso considerarle se stiamo sotto un euro, ma quando già superano l'euro, non lo so, sono un po' combattuta. Questa era troppo carina, quindi ho voluto prenderla anche per vedere, provare com'è la qualità di questo tipo di maschere di balea, perché io quelle in tessuto di balea non le ho ancora provate. Però ecco, tenete in considerazione che rispetto ai prezzi presenti sul mercato, se vogliamo parlare di Tony Moly o di tante altre maschere coreane, per esempio, presenti sul mercato, questa viene una sciocchezza, quindi comunque per chi è abituato a comprare quel tipo di maschera, questa è veramente il top come prezzo. Se ovviamente io penso a tutte le maschere in tessuto che ho lì a portata di mano nella mia collezione che vengono dalla Thailandia pagate veramente pochi centesimi, ni, ecco, però ho voluto provarla, vediamo, vediamo com'è. Poi ho voluto prendere anche questa perché era una limited edition, questa qui, questa costava poco, 70 centesimi se non sbaglio, 79 centesimi per 16 ml, esatto, quindi per due, diciamo, applicazioni, ma poi in realtà io molto spesso riesco a farne anche quattro. Allora, quando le bustine sono già divise in due, quattro. Quando invece sono bustine uniche, tipo Montagionesse, a volte riesco a farne anche tre, dipende. Questa appunto era una limited edition, quindi mi ha incuriosito e mi incuriosiva il fatto che fosse comunque la vitamina, gli agrumi perché mi piacciono molto queste profumazioni. Dice maschera viso nutriente con complesso di vitamine E, estratto di arancia e succo di lime. Quindi diciamo una maschera dal profumo fruttato, contiene vitamine E, C e provitamina B5, è arricchita con olio di mandorle, estratto di arancia e succo di lime che dona morbidezza, mentre il pantenolo lenisce e idrata la pelle. Quindi sono curiosa anche questa qui di provarla. Mi ha diciamo ispirato la profumazione, il fatto che fosse una limited edition. Ne ho altre in realtà limited edition ancora lì nella mia collezione, sempre di Balea. Devo dire che non mi trovo male con le loro maschere. Ce n'è stata soltanto una che non mi è piaciuta, la Glow qualcosa, che era una maschera illuminante, ma credo di non averla capita io, diciamo così, non ho ancora trovato il modo di utilizzarla, nel senso che era una maschera illuminante, ma se io l'andavo a lasciare, diciamo, in posa e semplicemente poi a togliere pochi residui, mi faceva i pallini quando io poi andavo a truccarmi. Se invece andavo a rimuovere completamente tutto, quindi con una normale maschera che poi sciacquo via, l'effetto illuminante andava a morire, praticamente non si vedeva nessun effetto. L'effetto illuminante c'era se io la mantenevo sul volto, ma aveva una consistenza tale che non mi permetteva poi di truccarmi sopra. E quindi lavorando poi magari col pennello e fondotinta sulla pelle, vedevo proprio che mi faceva i pallini e che veniva via lo strato di maschera sottostante. Quindi non mi è piaciuta per niente. Comunque va bene, riparleremo che in quelle finite. Poi, di cui ho sentito parlare molto bene, anche questa un ottimo prezzo, sempre 79 centesimi, questa qui di questa linea
Luli, sempre che potete trovare al DM, che è una linea specifica al miele, diciamo con estratti di miele. E anche questa maschera, per l'appunto, è estratto di miele di Manuka, per una pelle più radiosa e luminosa, ideale per pelli miste e secche. E ne ho sentito parlare bene, quindi l'ho acquistata. In realtà credo di averne già acquistata un'altra. Questa è la seconda che compro, se non sbaglio. Sì, non so quale ho acquistato, quale è stata la prima volta, se questa o quell'altra. Comunque, insomma, ne ho già prese due perché comunque costano poco. Sono sempre 16 ml, due appunto dosi. Non male, non male. Poi. Allora, sempre della stessa linea, Luli o Luv, non so come cavolo, LVLY, non so come si dica, ho voluto prendere anche il tonico. Allora, io, come sapete, forse avete iniziato a capirlo, sono un amante dei tonici, quindi come potevo lasciarlo lì? Non potevo, così carino, così bianco con questo packaging, poi con estratti di miele di Manuka e bacche di goji, depura e riequilibra la pelle per un aspetto sano e curato. Mi ha ispirato tantissimo. Per cui, nonostante il prezzo non sia proprio basso, perché sono 200 ml e l'ho pagato 2,49 euro, sì, in realtà il prezzo ci sta. Non ne avevo assolutamente bisogno, nel senso che sono piena di tonici. Io faccio sempre un paragone un po' con gli idrolati della saponaria o comunque con diversi idrolati che ho in utilizzo anche ora. Per esempio, sto utilizzando quello alla lavanda di Anthos. Quelle confezioni sono, se non sbaglio, 150 ml. Per 3 euro e qualcosa, quindi questo qua sono 200 ml per 2,49 euro, sicuramente un ottimo prezzo. Ci sono sia prodotti che costano meno, sia prodotti che costano di più. Mi ha proprio incuriosito il concetto in sé di questo tonico, quindi di un tonico al miele. E di tutta la linea appunto al miele, che trovo un ingrediente che io, per esempio, odio mangiarlo, cioè non mi piace, non lo mangio, ma a livello cosmetico, per quelle poche volte che ho provato a utilizzarlo sul viso, mi è piaciuto molto come principio attivo, diciamo così. Quindi anche questo tonico mi ha incuriosito, anche se non ne avevo assolutamente bisogno, in quel momento, in questo momento neanche. Però, insomma, ecco, mi è sembrato comunque un ottimo prezzo. Poi ho ripreso i miei amati pad, questi qua, il Q10 per il contorno occhi. Questa è già la seconda volta che li acquisto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 bustine. Non mi ricordavo se erano 6 o 3. Queste sono 6 bustine per 2 pad, quindi per 6 applicazioni. Quindi 12 pad in totale per 6 applicazioni, quindi non poco. Pagati 3,99 euro. Non è pochissimo perché sono 4 euro praticamente. Però, se consideriamo che comunque i pad costano e si possono trovare anche pad che costano 4 euro un solo pad, cioè un solo pad, due per un'applicazione sola, sicuramente questi, come appunto rapporto qualità-prezzo e quantità-prezzo, non sono per niente male. Li ho già appunto acquistati, mi piacciono, lasciano la zona bella idratata, il contorno occhi bello, bello liscio, disteso. Per cui, ecco, siccome mi sembra che li ho finiti, no, ne ho ancora una confezione della confezione precedente, ho ancora un paio. Ho voluto appunto ricomprarli, e anche questo è uno di quei prodotti insieme all'olio, lo shampoo, insomma, è uno di quei prodotti di balea che comunque tendo a riacquistare puntualmente perché sono prodotti che ormai conosco e che mi piacciono e che vi consiglio. Poi, sempre conferma, sempre prodotto che ormai era acquistato più volte in diverse varianti, quindi non lo stesso, ma come tipologia.
E lo shampoo a secco sempre di Balea, quindi questo qui. In questo caso ho voluto prendere questo qui con la profumazione fruttata, Fruity Dreams si chiama. Allora, vediamo se dice qualcosa. Pettinare bene i capelli. No, non dice niente. Fruity Dreams, comunque io sulla confezione vedo del lime, vedo della pesca, quindi avrà sicuramente questa profumazione. Tendo a cambiarli, quindi siccome ne fanno diversi con diverse fragranze, a seconda di quello che trovo, cerco di cambiare, magari non prendere la confezione uguale a quella precedente, ma provare a cambiare profumazione, perché comunque anche la profumazione dei prodotti Balea è una roba che a me manda in visibilio, mi piace molto, cioè mi piace questa cosa che comunque mettono, fanno tanta attenzione sia ai packaging che comunque alle profumazioni molto gustose dei loro prodotti. Che comunque invogliano, soprattutto quelli con la frutta, almeno a me, ecco, piuttosto che cose floreali, mi piacciono molto quelli con la frutta. L'ultima volta ne avevo preso uno floreale che era un 6 in 1, non so cosa voglia dire 6 in 1, ma diciamo che oltre a fare da shampoo secco era anche volumizzante. Questa volta ho ripreso questo qua, che è una versione, insomma, normale. Io sinceramente non ho trovato una grande differenza tra tutti i vari le varie tipologie che ho provato, erano sempre tutte Balea e magari cercherò nei prodotti finiti e vediamo di confrontarli. Diciamo che l'unico che effettivamente di cui ho notato un po' di differenza è stato appunto l'ultimo che sto utilizzando, che è quello lì che dovrebbe essere anche volumizzante. E a mio parere quello lì è forse quello che ho preferito meno, perché mi ha dato l'effetto di meno pulizia del capello, pulizia tra virgolette, nel senso comunque come efficacia, mi è sembrata che avesse un effetto un pelo meno rispetto a tutti gli altri. Però ecco, lo sto ancora utilizzando, quindi vi dirò insomma poi più avanti. Questo niente, l'ho ripreso così e via, insomma, va sempre bene. Costo, vabbè, solito. 2,49 per 200 ml. Poi ho preso sia per me che per Nicola, forse un po' più per Nicola questo, però lo proverò sicuramente anche io, sempre di Balea, questo detergente nuovo in realtà credo, perché io non l'avevo mai visto, forse gli hanno cambiato packaging, non lo so, comunque packaging sempre favolosi, ovviamente. Questo mi ha incuriosito e l'ho voluto acquistare perché è un 3 in 1, come dice la confezione, perché è detergente, peeling e maschera, 3 in 1 il profumo di lime per pelli normali e miste. Uso come detergente applicare mattina e sera sul viso, collo e décolleté umidi, evitando il contatto con gli occhi, risciacquare con cura. Vabbè. Come peeling applicare sul viso evitando la zona occhi, massaggiando infine risciacquare con cura. Non capisco la differenza in realtà tra detergente e peeling, perché probabilmente avrà dei granuli all'interno, quindi è più un peeling che poi deterga anche. Vabbè, questa è un po' una furbata. Vabbè. Quello che mi interessava era come maschera, applicare 2-3 volte alla settimana sul viso detersivo, evitando il contatto con gli occhi, lasciare agire per 3-5 minuti e risciacquare con cura. Quindi mi ha ispirato, diciamo così. Perché come tipologia di pelle appunto va bene per la mia, visto che pelli appunto normali e miste, il profumo di lime pure mi ispira e il fatto che sia peeling che maschera anche, quindi uno di quei prodotti che posso farlo utilizzare tranquillamente a Nicola, considerando che poi ha un prezzo che adesso vi dico, dove sta? Di 1,99 per 150 ml, quindi cioè è top, dai, 1,99 euro. Assurdo, neanche 2 euro. Quindi è uno di quei prodotti che quando magari Nicola mi dice mi dai qualcosa che ho i brufoli, toh, tieni questo, non gli do le mie robe, magari un pochettino più costose, a cui tengo di più, ma tac, tieni. Come avevo fatto con sempre di Balea, quello all'argilla, quello al carbone, scusate, non argilla, al carbone attivo. Confezione nera, che infatti ha lui nell'armadietto, nel suo ripiano dell'armadietto che utilizza prevalentemente lui. Questo però il fatto che fosse anche una maschera mi permetteva appunto di avere questo doppio uso che mi ispirava particolarmente. Quindi sono veramente curiosa di provarla questo, però ho altre cose in uso, quindi aspettiamo prima di aprirlo. Poi
cosa ho preso anche, sempre in offerta, c'era praticamente una sezione chiamati Cogli l'ultimo, se non sbaglio, dove c'erano tutta una serie di prodotti di diversi brand che probabilmente sono usciti di produzione, quindi erano un po' scontati. Tra queste cose ho voluto prendere un prodotto perché più che altro mi ispirava la linea e il brand. Stiamo parlando di Biofito Relax, il prodotto è questo, che è una maschera all'aloe vera per pelli miste e impure, pagata sui 5 euro, 5,99 in offerta, costava mi sembra 7-8 euro. Certificati CEA, quindi prodotto biologico certificato di Biofito Relax. Io ho un solo prodotto che è un olio corpo, ma non avevo mai provato nulla per il viso, ma ne ho sentito parlare molto molto bene. Ho visto appunto questa maschera e al prezzo, per il prezzo che aveva, secondo me ne valeva la pena. Perché comunque è un buon prodotto che appunto solitamente costa di più, quindi io ho detto ma sì, dai, prendiamolo. Questa è purificante, contiene un bilanciato mix di ingredienti minerali come argilla naturale verde ad attività seboregolatrice e oli essenziali con proprietà purificanti. Rende la pelle più pulita, uniforme e setosa. Facile da risciacquare, lascia la pelle idratata e luminosa, formula cremosa, non secca e non tira la pelle. Quindi anche questo mi ha ispirato perché sto comunque finendo la maschera all'argilla verde che avevo in uso di Bottega Verde, che è quella diciamo più purificante che ho, che è quella diciamo che però tende a seccare, così come quella al carbone attivo di Origins che ho, così come quella di MAC, insomma tutti i prodotti che comunque tendono a seccare. Ho aperto e ho in uso anche quella, diciamo, sempre purificante di Dottor Conopcas, che mi piace tantissimo. E quello è un effetto invece fresco, ma da maschera, che non secca. Quindi ha dei principi attivi seborregolatori, opacizzanti, purificanti, però non è assolutamente argillosa, quindi non è di quelle che asciugano. Questa, sinceramente, non lo so, mi ispirava. Non so minimamente come sia, perché comunque ha sia aloe vera che argilla verde. Non ne ho idea, dice che non secca, quindi vedremo un po' come è. La confezione è fatta così, quindi molto carina e vabbè, elementare. Pau di 6 mesi, che però insomma ci sta, essendo un prodotto poi biologico. E niente, insomma, mi ha incuriosito e ho voluto prenderla. Non la metterò in uso subito perché, ecco, ho altre maschere aperte da utilizzare. Quindi, comunque, considerando che non ha una data di scadenza, ma un PAO, non sarà tra le prime cose che metterò in uso. Però mi dispiaceva lasciarla là. Ho detto, ma sì, dai, prendiamola. Poi, cosa c'è ancora qua? Ah, qui abbiamo due prodotti che in realtà finito DM, quindi non c'entrano niente col DM, sono stati presi altrove. Allora, uno è ancora un rimasuglio di una spesa all'Iper, mi era rimasto qua, mi era sfuggito dall'altro sacchetto, vabbè. E è praticamente della L'Oreal ed è questo Sugar Scrub. Quindi scrub esfoliante di L'Oreal, famosissimi sono questi qui, sia diciamo le maschere che gli scrub stanno diciamo spopolando, ne ho sentito parlare bene, sono comunque prodotti ottimi, non proprio economici al mio punto di vista, però molto validi, molto buoni. Quindi mi ero ripromessa che quando e se l'avessi trovati in offerta avrei provato ad acquistarli perché mi incuriosiva. In special modo questo qui al kiwi. Non so perché. Sicuramente il fatto che ci fosse il kiwi era un qualcosa che a me da mangiare non piace, anche questo, però era un qualcosa che mi ispirava, come avere frutta fresca in viso, perché effettivamente voi vedete proprio i granulini. È come se veramente aveste schiacciato voi un kiwi e vi fosti fatto voi il prodotto, che è una cosa che a me piace molto. Quindi questo mi ispirava, mi incuriosiva tantissimo, e quindi l'ho trovato in offerta, non mi ricordo il prezzo, ma sui 6 euro credo, più o meno, forse 5-6 euro, giù di lì. Lo scontrino purtroppo non ce l'ho e quindi l'ho voluto acquistare. E niente, boh, vedremo. Anche questo non sarà certo un prodotto che metterò in uso
perché ne ho altri al momento da utilizzare, però visto che erano offerta ho detto prendiamolo. E per finire, questo invece è un acquisto fatto al... come si chiama? Non mi viene il... Ah, l'Eurospin. All'Eurospin io acquisto alcune volte i prodotti della linea bio dei fiori di Magnolia, con cui mi trovo molto bene. Ho voluto sempre di fiori di Magnolia, però non bio, provare a utilizzare, acquistare anche questa crema. Anche questo non ricordo il prezzo, ma modica cifra di 2-3 euro, quindi non di più. Per 200 ml di prodotto è una crema, un trattamento corpo rassodante per gluti, cosce e pancia. Bah, vediamo, insomma, in realtà non so perché l'abbia preso, però c'è stato quel momento in cui avevo questa fissa per il fatto che volevo rimettermi in forma. Quindi avevo comprato una crema corpo di Balea, che credo di avervi comunque già fatto vedere in scorsi video haul, che sto utilizzando. I fanghi, gli scrub, insomma, tutto quello che si può. Ah, i bindaggi. Tutto quello che si dice, diciamo, poteva acquistare per rimettere un attimino in forma quella parte del corpo, tra cui appunto, visto che c'era anche questa che costava poco, ho detto ma sì, dai, compriamo anche questa magari per il mantenimento. Bah, vediamo, non sto facendo niente in realtà al momento, ci ho piantato lì anche la crema. Comunque questa qua, io per quanto riguarda i trattamenti anticellulite, rassodanti e quant'altro, l'INCI proprio non lo guardo, perché secondo me... Non che è inutile, però non mi importa, cioè non è una cosa che mi metto sul viso, quindi è una cosa che metto sul corpo e voglio che sia estremamente efficace, quindi questa è l'unica cosa che voglio. So che non lo sono mai estremamente efficaci, però un pochettino aiutano. Solo il fatto anche di andare a massaggiare la crema sicuramente va a stimolare il microcircolo e a riattivare tutte quella morte che c'è in quella zona, almeno per me, in questo momento, cioè lì è tutto morto proprio, tutto i tessuti che cadono, cioè vabbè, adesso la sto facendo più drastica di quello che è. Comunque è una zona ferma, da tempo, non faccio attività fisica, mangio, quindi lì, insomma, bisogna riattivarsi un attimino. L'unica cosa che faccio è ballare ogni tanto e vabbè, insomma, a parte quelle altre cose che si sa, fanno un po' tutti. Comunque non è che faccia granché, ecco, diciamocelo. Quindi anche semplicemente il fatto di andare a stimolare con il massaggio sicuramente può essere positivo. E allora, siccome ero partita bella in grinta con l'altra crema corpo che sto utilizzando di Balea, ho detto qua la consumerò facilmente, ho detto acquistiamone già un'altra, e quindi avevo acquistato questa e vedremo, insomma, quando la proverò vi dirò cosa ne penso. Sicuramente sono creme che non fanno il miracolo, assolutamente, però utili, insomma, a mantenersi un attimino più in forma. Sicuramente la pelle male non fa, ecco. Comunque, 2-3 euro, una roba del genere. E finish, mi sono rimasti solo dei campioncini che ho ricevuto dall'erbolario, perché è un negozio che è nel centro commerciale dove lavoro, e quindi ogni tanto le commesse vengono a portarci dei campioncini per provare, e vediamo un po' cosa c'è. Ah, bene, acido ialuronico, questo l'avrei voluto, tra l'altro. Acido ialuronico, però in realtà questa è una CC cream con protezione solare 20, con SPF 20, quindi questa qui, vabbè, proveremo, non so se metterà fuoco, ecco qua, poi crema per il corpo, boh, questa qui, bagno schiuma Goji. E effetto reale, shampoo nutrimento in senso per capelli secchi e sfibrati con pappa reale e castagna. Interessante questo qua. Ma i prodotti del Borario sono tutti interessanti, è che costicchiano, quindi in realtà non li compro mai. Vabbè. E niente, questo era tutto per oggi, per questo video haul. E quindi diciamo, insomma, sono acquisti un po' misti, tutti comunque beauty,
fatti un po' poi là, però nei posti che dove generalmente vado, quindi l'Iper perché mi capita per il lavoro, che sono lì e quindi ci vado, il DM perché lo adoro e appunto questo intruso di Eurospin perché sono andata a fare la spesa, mi sono presa anche quello. E niente, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Di avervi magari fatto vedere dei prodotti che non avete visto, che non conoscevate, che magari vi hanno ispirato, volete andare a acquistarli anche voi, considerando che sono tutte cose low cost, assolutamente si può fare, diciamo così. Quindi spero di avervi stimolato alla voglia dell'acquisto. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao ciao!